Ciao ragazzi, non solo moto ma anche bicicletta. Sono qua all'attacco del passo Dordona con Nicola, l'altro avventuriero con cui mi cimenterò in questa impresa. In pratica siamo a 1500 metri e l'obiettivo è quello di arrivare a 2000 del rifugio Dordona. E bisogna arrivarci perché se non ci si arriva non si mangia. Il mangiare è un ottimo motivatore. Non solo moto, proviamo questa nuova bici su questo percorso e vediamo quanto facciamo schifo a livello di gambe. Ci mettiamo lì, intanto questo sta già a magnà, cazzo, è venuto qua soltanto per magnà. Farò qualche ripresina, vediamo se viene fuori un bel filmatino, dubito. Comunque la prossima volta qua ci vengo in moto, perché bisogna pagare il biglietto, col 6,90 ci verrò. Bisogna pagare il biglietto, la bellezza di 3,50 € al bar, e si può salire su con la moto, altrimenti è una strada chiusa. Proviamo a salire, vediamo se facciamo abbastanza schifo. Sono appena partito, già c'è il fiatone. Che bella sta idea di fare le riprese anche con l'audio in bici. Solo che o pedalo o parlo, perché mi sa che adesso pedalo. Ah, c'è anche il sentiero che va su, dai, non soltanto la strada. Eccolo che già mi sorpassa. Sta già andando in volata lui. Saltano i denti delle marce. Ma l'ha vinta! E ha vinto! È arrivato il primo! Qua mi viene in mente una bella scena di Fantozzi fuori dall'ufficio. Tutti a Pinerolo! Oh, io devo rallentare, se no io la faccio. Attacco! Ah niente, ho tirato fuori il cellulare perché siamo già fermi. Le gambe che sono uno straccio. Ho chiesto a uno con un pick up militare se mi dava un passaggio. Il tipo mi ha detto: pedala, ti fa bene. Questo è arrivato prima di me, oh. Poi dice che non c'ha le gambe. Cazzo. Adesso ci riprovo con questi. Secondo me mi chiedono 20 euro. E lì c'è il dilemma: se pagare non far fatica o se dire fanculo, son tirchio. E salire. Ah. Ragazzi, che fatica. Poi è sconnessissima. Qua c'è proprio una moto. È tosta in bici. E che vai piano, è ripida e perdi equilibrio. È il connubio tra le due cose che ti frega. Ah, là c'è anche il sentiero, praticamente siamo partiti da là. Ciao. E siamo arrivati in cima al Dordona. 2061 metri, partiti da 1500. Com'è? No, là c'è un buco. Che è sta roba? È la seconda. Si piazza in mezzo. Praticamente il rifugio là. Per cui adesso bisogna anche scendere un po'. E di là c'è Morbegno Sondrio, la vallata. Quindi volendo si scende anche tutto di là. C'è anche un bel vento. Bunker della prima guerra mondiale. Scendiamo al Dordona, di là, a mangiare! Dica!
frenare solo col posto giusto. No, qui freni... No, qua dipende, dipende come te la senti. Generalmente la cosa, cioè, sì, generalmente generalmente sì, però occhio a non inchiodare, se inchiodi ti giri. Scorrere quando è un po' più dritto. Metti il peso indietro, più indietro, ok. Una marmotta! Scendiamo finalmente, tanto durerà poco! Purtroppo le discese durano sempre poco!
culo la casa. Sì, qua adesso su asfalto devi frenare più davanti e poco dietro, cioè il contrario. Devo frenare davanti. Eh sì, su asfalto è come moto adesso, quindi su asfalto. Prima di capottarti, inizia a strizzare la leva davanti, è un freno a disco, per cui molto modulabile. Ti rendi conto di quanto in realtà puoi strizzare? Piano piano, piano sempre di più, ma frena di più in avanti. No, che sul cemento? Ti do troppa confidenza. Arrivi! Esatto. Perché non hai. Ho tirato l'inchiodata prima di là. Perché la bici non hai ammortizzatore di sterzo, non è un cazzo. Bene, stiamo scendendo da Foppolo verso Bergamo per tornare a casa e lui se la sta guidando in bici. Ci sono un bel 1000 metri di dislivello, perché buttarle via, no? Che tra l'altro è una strada bella ripida. L'avevo fatto in moto tempo fa. Quindi se la sta divertendo a scendere.